lasciamo la spiaggia adesso Valloso e ci portiamo adesso verso Samarigosa. E poi di nuovo verso la chiesa San Lorenzo. Caterina, oggi nei nostri cammini appunto Lodi alle Torri ci manca il più giovane di tutti, tuo nipote Federico. Ecco, dove ce l'abbiamo Federico? È andato in montagna a Desulo. Ah, quindi a Cota. Molto dispiaciuto. Lui è un abitué proprio. Sì, nonno aveva deciso tutti, ma poi è piccolo e decidono i genitori cosa deve fare. Certo. Ma gli è mancato Lodi alle Torri? Sì, assolutamente sì. Qualcuno potrebbe pensare che in montagna a 1000 metri Desulo ci sia più fresco, invece non è. Le cose non stanno così. Purtroppo no. È cambiato tutto il clima dappertutto, anche in montagna. Desulo, Ponte, a me hanno detto che praticamente è uguale. Caldo e acqua uguale. Quindi almeno qui un po' di venticello. Un po' di venticello, anche se comincia a sentirsi il caldo. Sì. Che ore sono adesso? Qualcuno ci sa dire che ore sono? 8:30, 8:23 e già siamo sopra i 30 gradi. Meglio qui o a Roma? No, a Roma non si può stare adesso. Ma che neanche? Perché il tasso di umidità è al 100%, quindi col caldo non si può proprio stare. Neanche dentro le chiese c'è refrigerio. Anche là. E insomma, è così. Nelle fontanelle. Fontanelle. Alla barcaccia e ad altre. Sì, sì. E questa pianta, come la chiamate voi? Guardate che altezza. Non so, è una pianta grande. Come disse la volpe, nondum maturam est. Non è ancora matura. Non è ancora matura. E sarà. Non ti so dire, non sono. Qui c'è la famosa oasi felina diretta da Andrea Zuri, è un punto di attrazione notevole qua nel Sinis che ha avuto diversi riconoscimenti. Oasi felina su Palluso. Ecco, bisogna arrivare e prenotare prima. Per poter appunto visitare l'oasi, è una delle attrazioni, i gatti proprio. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie, grazie. Ecco, andiamo in via Ziu Triago. Entriamo dentro il villaggio dei pescatori, un tempo era sorta di villaggio. Grazie, grazie. Ecco, qua ci vediamo quello che rimane di questo villaggio dei pescatori, ormai appunto sono diventate villette che sono state appunto vendute a gente di fuori. Ecco, vediamo un po' lo scenario. Qui c'era questo bell'albero, ancora c'è. Però qui diciamo che il mare si mangia sempre, certo. Si mangia sempre ogni anno qualcosa. Hanno creato questi sbarramenti, ma non so fino a quando potranno durare. Questo che albero è? Non è un gelsover? No, c'è un po' di... Non lo so, oggi... Qui c'è un po' di abbandono, quest'anno vedo molto, molto abbandono. Vedete come il mare. Il mare si sta sempre più mangiando, vediamo un attimino, però ecco,
Ecco, andiamo verso il porticciolo e verso appunto Samarigosa. Passiamo qui. Qui è stato girato un corto anni fa, Giona e la balena. Questa era il porto di Tarsis. Allora, siamo a Samarigosa, stiamo finendo il quarto cammino. Adesso qui questo specchio d'acqua è quasi prosciugato. Qui vengono tanti uccelli, appunto, e qui diciamo che è il cosiddetto porto dove appunto attraccano queste imbarcazioni di piccolo stoccaggio. In fondo abbiamo inizia la borgata di San Rocca d'Onda, e quella la sceglievate, Gabriella, per venire con il vostro figlio qua, anche San Rocca d'Onda, insomma. No, più su Valloso. Come mai non sceglievate Pozzuido, che è la spiaggia proprio per i bambini? Perché i salvatori non le piace. Non le piace, sì. Ecco. Poi qua, qui abbiamo un po' di queste barche abbandonate, una, due, tre, quattro. C'erano un tempo queste case che il mare poi adesso se le avrebbe tutte mangiate, chiaramente, ed erano proprio qui dove c'è solo l'acqua. Questo fa capire anche come il mare sia avanzato. Ecco, queste strutture in mezzo all'acqua erano un tempo dentro le capanne e adesso sono sommerse dall'acqua. Una grande contestazione a suo tempo, perché non voleva che venissero abbattute, lo avrebbe fatto il mare comunque nel tempo. Ecco, quindi qui è davvero il trionfo del degrado, dello stato di abbandono. Esatto. Abbiamo visto il brutto, però abbiamo visto prima anche il bello. Quindi qui è l'abbandono proprio. Però sì. Certo, ma diciamo che non c'è inquinamento impossibile, ci sono soltanto dei rifiuti che andrebbero eliminati, ecco. Eccola. Inizia San Rocca d'Onda, una lunga spiaggia che porta fino a Sugrasto Bianco. Martedì prossimo, quindi oggi ne abbiamo 24, il 26,
25 ci sarà l'inaugurazione di un nuovo chiosco, un punto ristoro, ma anche, diciamo, ristorante, si potrà anche mangiare, qualcosa che forse conviene passare qui sopra, qualcosa che arricchirà, possiamo dire, con un buon servizio quella zona, quella borgata del Sugrasto Bianco. Ecco, qui continuiamo ad essere in Samaligosa, adesso ci avviciniamo vicino a quella casa bianca, un tempo era la casa Osram, viene chiamata qui perché appunto il proprietario era quello che aveva le lampadine, poi ci fu un tentativo di sequestro e si dice appunto che lui vendette tutto e se ne andò. Infatti è la villa più grande, certamente anche la più bella di questo inizio della borgata tra Samaligosa e San Rocca d'Onda. Questo punto d'acqua è asciutto in gran parte, soltanto questa parte finale è rimasto ancora, infatti si vede qualche uccello. C'è uno spettacolo, una tavolozza con colori incredibili, chiaramente adesso tutti persi, siamo ormai al 24 di luglio, tra due giorni è il patrono dei camminanti, Santiago, San Giacomo, quindi immaginiamo i pellegrini che arriveranno, tra due giorni i pellegrini che arriveranno a Santiago celebrano proprio la festa, San Giacomo il 26, ecco. Ieri ci sono state le elezioni in Spagna, quindi vedremo anche se oggi torno già a cominciare ad avere appunto i risultati, che com'è andata appunto, se la scommessa di Sanchez è stata vinta o meno, chi andrà a governare per i prossimi anni in terra spagnola. Il giunco, ancora c'è un certo Giovanni a Mandriola che lo lavora e ne realizza dei cestini, davvero tanta produzione, tanta varietà attraverso questo prodotto che appunto cresce qui. L'arte sempre di saper trasformare le cose, questa abilità manuale che certi praticano lungo tutta quanta la vita. Ecco, Giovanni è uno di questi e bisogna riconoscerlo e dargliene merito. Anche quando abbiamo celebrato la messa alla borgata, lui era all'opera mentre confezionava appunto i suoi lavori, che poi sono anche dei capolavori, utili per la pesca, ma ormai fa dei lampadari, fa degli oggetti di arredamento naturale da collocare appunto nei giardini, dentro le case, insomma è quella sapienza artigianale che lega le persone al proprio territorio, per cui sanno valorizzare veramente i prodotti della terra. C'è chi coltiva agrumi e c'è chi coltiva frutta e verdura e c'è chi invece plasma e modella questi altri vegetali che qui vediamo in grande abbondanza.